Martini tutto Frosinone, pur avendo perso la squadra non ha demeritato, le piace come tiene il campo il 4-3-3 o si tornerà presto al 3-5-2? Ma ho già detto l'altro giorno, sono due moduli che ce l'abbiamo, che sappiamo fare, anche questo piano piano sta venendo fuori anche interessante per me, 4-3-3, poi in base ai giocatori che si vorranno far giocare quel giorno, cercheremo di metterli nelle migliori condizioni, perciò non è da buttare 3-5-2, 3-4-3 che abbiamo fatto, ma anche il modulo di oggi. Papetto gente comune, mister, secondo lei dove l'ha persa la partita del Frosinone? È d'accordo sul fatto che il match è girato sulla traversa sfortunata di Parsisek? No, per me gli episodi sono stati sfavorevoli perché abbiamo preso una punizione dal limite, hanno fatto un grande gol, secondo hanno fatto un cross, hanno fatto gol e poi hanno fatto poco. Noi abbiamo fatto, primo tempo, per me abbiamo fatto un gran primo tempo, gli abbiamo dato anche di qualità, perciò dico che la squadra ha fatto molto bene, sono contento per i giocatori e mi dispiace per loro perché loro oggi meritavano qualcosa in più. Di Ruzza il tifoso, la panchina lunga della spalla alla fine ha cambiato la partita. Come giudica la prova di Bologa e Tribuzzi? Per me non l'ha cambiata la panchina, ma cioè, è normale che se hai 5 giocatori freschi da mettere, magari può essere in vantaggio, ci mancherebbe, però non credo che ci abbiano dato così fastidio anche i loro cambi. Per me gli episodi hanno condizionato la partita e la squadra ha tenuto bene, Bologa ha fatto per me molto bene finché ha tenuto, poi avevamo un problema con le ampiezze, quando ci facevano i cambi di gioco facevamo fatica ad arrivare sul quinto loro e loro e le ali hanno fatto tanta strada, perciò. Anche Vitale ha fatto molto bene, poi ha finito la benzina. Per me, finché sono stati bene Vitale, Bologa, Tribù avevano benzina, hanno fatto molto bene. Poi è normale, sono giocatori che hanno giocato poco, non tengono 90 minuti, però bene, hanno fatto bene. Giorgi Passione Frosinone, mister bene fino all'ultimo quarto d'ora, poi avete pagato la stanchezza considerando anche i loro cambi importanti che hanno ridato linfa alla squadra. Assolutamente no, non abbiamo sofferto. Anzi, io. Se potevo pensare, chi poteva andare in vantaggio pensavo il Frosinone, poi ognuno dopo quando perdi devi spiegare, devi dire, però io dico che abbiamo tenuto bene il campo anche gli ultimi 15 minuti, è normale che la spalla, una squadra come la spalla ti può venire verso l'area 3-4 volte in una partita, ci sta. L'ultima, Giuliani dell'Universo, mister dal mercato, oltre a Millico, cosa si aspetta? Il direttore sta lavorando, sta guardando cosa c'è, cosa si può fare, adesso il mercato ci penseremo, il direttore già sta lavorando sicuramente. Oggi io penso alla partita, devo pensare comunque alla squadra che ha perso una partita che non doveva perdere, ricaricarla emotivamente, dobbiamo recuperare tutti i positivi del Covid per vedere anche le condizioni fisiche con le quali si presenteranno, lavorare per rimetterli su. Io ho altre preoccupazioni, io non ho tempo per fare altre cose, poi è normale che con il direttore ci confrontiamo, però mi fido alla società, ogni anno dà grande disponibilità di prendere, di fare cose importanti e perciò faccio il mio.